Peraltro mi sembra che Radio Nation abbia creato una certa continuità tra quelli che erano i radioamatori e i blogger. Sì, guarda, noi una sera abbiamo provato addirittura a aumentarla questa interattività, nel senso che siccome molto spesso andavamo a mangiare a metà trasmissione e restavamo via per un'ora, abbiamo detto a un certo punto, facciamo una cosa, apriamo un canale audio in cui chiunque può intervenire, modello Radio Radicale, e vediamo che cosa succede. Però i timidi in quel caso erano stati parecchi, quindi non sono successe grandi cose né cose rivoluzionarie. Non lo so, francamente, se il mondo dei radioamatori si sviluppa sulle web radio. In realtà credo che internet in generale sia un po' un'evoluzione del mondo dei radioamatori, perché era questo, sfrutta questa voglia, oppure insomma, come dire, ti soddisfa questa voglia di comunicare con altre persone che sono lontane. E secondo me i radioamatori sono iniziati così. C'è questa, la prima volta che mi fecero vedere un modem, che questo modem poteva mandare un messaggio a una persona che era collegata a un'altra BBS, mi sembrò il futuro, insomma, una cosa che dovevo assolutamente avere. Beh, lo è stato il futuro di fatto. Sì, lo è stato. È stata una scommessa, perché mi ricordo i primi tempi quando dicevi: ah, posso scaricare dei libri dalla biblioteca del MIT, ti guardavano giustamente, come non erano scherzate, tipo, insomma, ecco. Vabbè, comunque, per quanto riguarda la comunità e il desiderio di mettersi in contatto, basta pensare a Riva del Garda, per esempio. Sì, infatti, guarda, la Blockfest è uno di questi esempi. Noi, per quanto ci mettiamo, e in questi giorni lo stiamo facendo, a realizzare un programma che abbia varie proposte di intrattenimento, anche molto serie, la volontà di tutti i blogger è quella di fare questa gita di classe, sostanzialmente. Ma è anche la mia intenzione. Figuriamoci, io volevo fare una cosa all'inizio, l'idea era quella di fare il Burning Man Festival, un incrocio tra il Burning Man e la vecchia Festa di Cuore, dove si andava con le tende e le canadesi. Quello per me era veramente una gita di classe. Ovviamente non ci sono posti in Italia. Intanto, questo è Will, il gatto Will, nel caso che lo vediate, che Ok. è in un salto. Insomma, l'idea era quella di creare un'occasione per il cazzeggio, prima di tutto, per vedere le persone con cui molto spesso parli, ma che sono lontane da te. E ogni anno la Blockfest in questo senso dà soddisfazioni, si conoscono varie persone, è il momento in cui tutto quel mondo si ritrova, e a me piace di più che la gente dica: ah, che bello, sono stata bene, ho incontrato tanta gente, ancora di più che, non so, questo incontro è stato bellissimo o molto interessante. Mi interessa che sia interessante, ovviamente, però l'importante è far incontrare la gente. Dimmi un po', com'è nata la Blockfest? La Blockfest è nata, per quel che mi ricordo io, da una scommessa di Luca Sofri, che sul blog Wittgenstein, in quel periodo peraltro non so, non credo fossimo nemmeno amici, anzi forse litigavamo, perché dai tempi di Clara ci fu insomma una querela, mi ricordo. E lui scrisse un post: secondo me Gianluca Neri dovrebbe organizzare una festa dei blogger. Allora io, un po' preso così, ho detto: ma sai che adesso la organizzo veramente. E organizzai una prima edizione a Milano, composta da una sola serata, al Teatro Franco Parenti, che era l'unico che era cablato con Fastweb, e quindi aveva i computer online in tempo reale. Venne molto bene, tanto che c'era la gente fuori, e a un certo punto io finii a Riva del Garda per i radioincontri, che era una manifestazione sulle radio, e l'organizzazione a Riva del Garda mi disse: ma perché non proviamo a fare la Blockfest in 3 giorni qui? E io pensai che erano dei pazzi, ma che era una buona occasione, e quindi ci siamo trasferiti a Riva del Garda. Quindi anche arriva dalla fiera del radioamatore alla Blockfest, di Sì, fatto. Riva ospita tantissime manifestazioni, tanto che bisogna prenotare la data in realtà con 2 anni di anticipo. Tanto che ogni anno mi arrabbio con un festival che ogni anno è sempre capita durante le date della Blockfest, e noi è difficile che si possa poi cambiare le date. Però insomma, Riva ha avuto fiuto e ha pensato a un tipo di turismo magari che normalmente non c'è e che la Blockfest porta. Chiaramente, ho visto qualche tweet, diciamo. Infatti. Quindi, non diciamo il nome del festival, ma insomma.
Dimmi un po', a questo punto qualche anticipazione su quella che sarà la Blockfest di quest'anno ce la devi fare. Ogni anno noi tentiamo di scegliere un tema, ma non facciamo come il Festival dei Cellini, per cui quel tema è obbligatorio, però vogliamo avere un incontro predominante. Quest'anno l'incontro predominante, ma lo sto anticipando perché stiamo proprio definendo il programma, è la politica e l'impegno in rete, cioè tutto a che cosa può essere utile. La rete, considerando anche quanto, non so, Twitter o gli altri social network sono stati utili nel Medio Oriente o in altri casi, nei casi dei terremoti. Quindi l'idea è quella di chiamare tre politici abbastanza di rilievo, ma comunque amati dalla rete, uno di destra, uno di sinistra, uno di centro, amati o perlomeno, diciamo, non sputabili dalla rete. Ok. E parlare di questo. Poi Esistono questi tre nomi? guarda, è difficile, però tre pensiamo di averli individuati. Ora bisogna vedere se accettano, insomma. E poi anche non posso dire il nome del conduttore, ma anche quello tentiamo di fare in modo che sia una bella sorpresa. E poi ci sono vari bar camp, come al solito, i più grossi sono il food camp e il bar camp di Wikipedia. C'è anche un incontro autogestito tra utenti di Twitter e poi ci sono vabbè, altri incontri, ma soprattutto l'assegnazione dei premi dei Macchia Nera Blog Award, che peraltro oggi è il 30, quindi stiamo per entrare nella fase delle nomination vere e proprie, in cui la gente vota tra 5 candidati. Ci sono delle novità anche all'interno dei Blog Awards quest'anno, ho visto. Guarda, avevamo tentato di innanzitutto far cadere il più possibile la differenza tra blog e sito, perché ormai forse non ha molto senso. Un blog può essere tranquillamente un sito, un CMS che gestisce un blog in grado di gestire anche un giornale. E quello abbiamo tentato di fare la differenza nelle definizioni. Dopodiché, io avevo cassato un po' di premi perché mi sembrava ci fosse meno interesse, però ovviamente tutti quelli in causa hanno detto: perché avete tolto il premio sul turismo? E allora li abbiamo rimessi con se ci saranno abbastanza nomination, abbastanza proposte di nomination, il premio ci sarà. Noi tentiamo sempre di fare in modo che non siano più di 30, perché mi sembrano già tantissimi 30. Però anche quello è un momento molto bello in cui la rete decide proprio, la votazione avviene tramite Google, la rete decide proprio chi premiare. Quindi è quasi uno shock anche per noi che siamo sul palco quando dobbiamo premiare qualcuno, perché l'abbiamo saputo pochi secondi prima, ed è molto bello vedere chi viene supportato, chi fischiato, chi no. Insomma, è un momento Sì, di confronto vero. ne ho viste un paio di persone a Riva del Garda, quindi posso capire lo spirito. Comunque, la Blogfest alla fine, più che la festa dei blog, è diventata il festival di internet. Ma infatti voleva esserlo. Blog era una parola molto in voga 9, 8, 9 anni fa, e quindi forse era il titolo giusto da dare. Oggi la chiameremo Internet Fest, ma non avrebbe tutto questo gran senso. Insomma, ce ne sono tante, ci sono o Social Fest, che ne so. L'importante è che i blog sono stati alla base di tutto questo, ancora esistono, e per quanto qualcuno dica che i blog sono morti, in realtà i social network non li hanno completamente sostituiti, e in più noi tentiamo di coprire veramente tutto quello che sulla rete è comunicazione, per cui il nome rimane, perché è come quando dicevano che volevano fare il Festival di Sanremo sull'Adriatico, ma si sarebbe chiamato comunque Sanremo, insomma, il nome resta. Ecco, insomma, invece di sostituirli li hanno razionalizzati, quindi Cosa, scusami? invece di sostituirli li hanno razionalizzati. Sì, abbiamo tentato di recepire questo cambiamento, e i blog sono rimasti per quando devi sostanzialmente esprimere un'opinione che ha bisogno di più di 140 caratteri, o che deve andare al di là di un semplice dibattito su FriendFeed che è: hai detto una cazzata, no, non è vero, guarda, te lo dimostro. E ci saranno sempre. Quello che noi chiamavamo blog era semplicemente un sito personale. Le cose cambiano nome, ma la volontà delle persone di condividere delle informazioni, anche
grosse, degli articoli, dei pezzi, dei romanzi, rimane, per cui insomma, chiamiamolo come vogliamo, noi è quello che vogliamo festeggiare. Quindi si è passati da una forma quasi da diario personale a uno strumento per condividere opinioni e per uno scambio di opinioni, di fatto, Sì, la no? parte diaristica diciamo che si è riversata sui social network ed è apprezzabile. Io la uso quotidianamente su vari social network e non ne potrei fare a meno. Sui blog è rimasto magari l'approfondimento. L'approfondimento, appunto, argomentato, al di là dei limiti di Tanto spazio. quanto si fa su un giornale, insomma, io non sono molto per le distinzioni giornalisti blogger, mi sembrano anche assurde le battaglie, noi controlliamo le notizie, voi no. Ci sono dei comunicatori, sono delle persone che danno le notizie, che fanno gli scoop, che controllano le cose che dicono, la veridicità delle proprie co delle cose che hanno scritto e quelli per me contano, insomma. Ma tu lo dici da giornalista o da blogger in questo caso? Io lo dico da giornalista mancato, nel senso che lo sono, ma non sono iscritto all'ordine né pago la quota da non mi ricordo quale anno, quindi alla fine lo dico da blogger e basta, insomma. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi qual è la tua opinione a proposito dei blog giornalistici, ad esempio? Ben vengano, ad esempio quello di Giglioli, che è stato spesso usato per pubblicare cose che sull'Espresso non potevano essere pubblicate. Intanto il gatto Will vuole diventare protagonista dell'intervista. Il blog di Giglioli è diventato un punto fondamentale, cruciale dell'informazione in Italia. Tanti altri giornalisti lo stanno facendo diventare. Secondo me è perfetto, è propedeutico all'informazione normale su carta. Chi vuole degli aggiornamenti, degli approfondimenti può andare lì. Quindi, chi lo sta facendo sta veramente segnando il passo, in qualche modo, diciamo, facendo il futuro e lo sta facendo bene. Tanto che del blog di Giglioli non parlavamo 3-4 anni fa. Ma dal momento in cui lui ha iniziato a crederci tanto, probabilmente ci credeva anche prima, ma da quando anche l'editore ha iniziato a crederci, è diventato una fonte irrinunciabile per tutti, per noi. E nonostante Giglioli stesso ci abbia detto nell'intervista che abbiamo fatto l'altra settimana che l'Espresso fosse molto scettico, molto diffidente nei confronti dello strumento, di questa Ma forma nuova. di solito capiscono subito. Intanto, vabbè, abbiamo deciso che deve passare il gatto. No, è strano perché gli editori devono, in genere ci beccano sempre, sulle nuove cose da utilizzare. No, bene però che l'Espresso a un certo punto abbia capito e secondo me è l'editore che in questo momento sta facendo meglio il mestiere su internet, ecco. E infatti poi l'anno scorso ha vinto i Macchinera Blog Awards, Lui ha peraltro. vinto, anche quest'anno sarà sicuramente candidato, credo, perché dal punto di vista giornalistico sono uscite nuove cose, ma c'è una coda, ma fa niente. Abbiamo i gattini di Friendfeed anche qui, abbiamo. Esatto, gattini. Questo è internet. Fare un minimo de comune denominatore. No, quello è uno dei premi a cui tengo di più perché ogni anno veramente rispecchia chi ha saputo utilizzare meglio questo mezzo. Si parlava dell'Espresso, appunto, e della capacità di cogliere e prenderci, insomma, nonostante figure come Zambardino, che poi ha avuto un ruolo chiave in questo viaggio verso il digitale, comunque, appunto, Alessandro ci diceva che all'inizio era stata veramente dura. No, immagino come è stata dura forse all'inizio far capire che Repubblica IT poteva diventare una fonte di informazione e in questo Zambardino è stato più pronto di tutti a capirlo e l'Espresso anche a finanziare ovviamente quel progetto. Quindi malgrado l'Espresso sia un editore italiano e noi degli editori italiani parliamo male perché sono sempre in ritardo, va detto che l'Espresso nel ritardo generale è stato quello meno in ritardo. O quello più pronto. Chiarissimo, chiarissimo.